Signori, oggi abbiamo veramente una leggenda. Ho qui fra le mie mani una chitarra leggendaria, la Martin D35. Non vedo l'ora di parlare di questo strumento meraviglioso, meraviglioso. Prima i saluti e i ringraziamenti di rito, quindi grazie a Nicolai Strumenti Musicali per avermi concesso questa cosa incredibile, e di cui ovviamente troverete il link in descrizione. Poi voglio ricordare a tutti di iscrivervi al mio canale, di mettere un like al video, di attivare la campanellina per non perdere i nuovi contenuti, e se avete nuove domande cercherò di rispondervi per quanto mi sia possibile. Intanto vorrei spendere qualche parola sulla storia di questo strumento. Intanto c'è da dire che questa forma, Dreadnought, è una creazione di Martin che è diventata velocemente uno standard a partire dagli anni 30 con la D28, il primo modello che è stato prodotto in questa forma. Poi c'è stato un momento intorno alla metà degli anni 60 in cui il palissandro di cui era costruita la Martin D28 stava scarseggiando. Allora Martin si è inventata questo stratagemma per utilizzare anche gli scarti, che se vuoi è un'idea anche molto ecologista. Ed ecco che è nata la D35, che ha il suo back in tre pezzi di palissandro, costruita con tre pezzi più piccoli anziché con i classici due pezzi più grandi come tutte le altre chitarre. E direi che l'esperimento è andato veramente a buon fine, perché questa chitarra, che è uscita nel 1965, è diventata velocemente uno degli strumenti più venduti, se non il più venduto, di casa Martin. Parlando del suono, direi che è veramente un cannone. Vi racconto questo piccolo aneddoto: io ho una Bourgeois OM vintage, aged tone, che ha veramente, per essere una OM, ha veramente un ottimo volume. Ieri stavo suonando questa per capire, per prenderci un po' di confidenza, e poi ho detto: ok, dai, penso di aver capito. L'ho posata e ho preso, preso la Bourgeois e ho detto: ho una chitarra, è di cartone. Cioè, veramente ha stracciato a livello di volume la Bourgeois. Lei è particolarmente adatta per lo strumming. Sullo strumming veramente raggiunge il top di quello che può esprimere, però anche per il fingerstyle usata con le dita non è per niente male. E con un sacco di basse predominanti, comunque non annoia perché ha anche degli acuti veramente brillanti, sembra un esercito di campanelli. Sentite che. Assolutamente scavata sulle medie, quindi perfetta per cantare e per suonare in ensemble, dando una mano alla parte medio-bassa e facendo sentire tutte queste armoniche ricchissime. Che dire, uno strumento da suonare e da godersi. E adesso vediamo un po' di specifiche. Innanzitutto è una Dreadnought come forma del corpo, come abbiamo già detto prima, e ha un top in abete sitka, ha delle fasce in palissandro indiano e anche il fondo in palissandro indiano in tre pezzi, si vedono molto bene. Il manico è in hardwood, che è legno duro selezionato, e ha il colore del mogano scuro, finitura satinata per una migliore scorrevolezza, mentre il corpo ha una finitura lucida. Il manico è un low oval profile, quindi un profilo basso, facile da suonare, assolutamente comodo e maneggevole. Ponte e tastiera in ebano, tastiera con degli inlay in vintage style, pin in plastica, ponticello e capotasto in osso. Il capotasto è un pollice e tre quarti, ovvero 44,5 mm più o meno, e al dodicesimo tasto
è appena 2 pollici e un ottavo, cioè 54 mm, quindi il manico rimane molto affusolato anche salendo per una comodità migliore. La scala della chitarra è la scala lunga, 25 pollici e 4, ovvero 645 mm. Piano piano lo sto imparando a memoria. Le meccaniche sono cromate, chiuse, battipenna tartarugato, sempre il mio preferito. Poi troviamo un binding in bianco anticato sul fronte, sul retro e anche lungo al manico, alla tastiera. E mi sembra che questa cosa differisca dalla D28, che invece ha un binding nero. La catenatura è quella AX scalloppata, mitica di Martin, che credo, per questa reimagined sia stata spostata leggermente più in avanti, per avere questo suono ancora più ricco e melodioso. A corredo, una custodia rigida Martin sagomata, dove potrete inserire il vostro strumento e lasciarlo al sicuro. E a questo punto non rimane che andare a fare dei test per sentire come suona questo strumento.
Conclusioni, conclusioni. Si fa presto a fare conclusioni. Questa chitarra bah. Questa chitarra è bellissima. Se vi serve una chitarra per fare strumming e volete un suono potente, caldo e già equalizzato bene, che non smette mai di suonare, questa è la chitarra che fa per voi. Il prezzo si aggira intorno alle 4.000. Adesso non ricordo bene, comunque guardate nel link in descrizione che c'è scritto sicuramente. E da Samuele Borzò, chitarre acustiche, recensioni e test è tutto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.